siamo nel mezzo di questo cammino di nostra vita, come disse il buon Dante Alighieri. Noi, attenzione, parlando di libri e parlando di quello che è la scrittura, e non soltanto la scrittura, perché qui congiungiamo praticamente scrittura e musica insieme, siamo con la nostra amica Concesión Gioviale. Ho detto bene? Sì, hai detto bene. Davvero? Cioè sono stato bravo a dirlo con tutti i crismi. Concesión. Sì, sì, sì. Perché me habla la palma, e perché la palma me hablas, e la parola è te. Cioè, poi possiamo fare anche un po' di tango volentieri, possiamo anche immergerci in questa. Lì dice il flamenco, il tango, il tango è un'altra parte. Il tango è un po' più dall'altra parte. Noi siamo praticamente un po' più europei, quindi. Al massimo una bella sevigliana, facciamoci una paella, così almeno facciamoci anche felici. Allora, perché noi abbiamo fatto questo giro iberico? Perché praticamente Concesión ha questo buon mix italo-spagnolo. Sì, okay. Mamma sevigliana, e papà metà sicula, metà romano. Quindi abbiamo una partenza dalla Sicilia che poi mi svolta a Roma e mi va dritta a Siviglia, che è una città praticamente splendida. Sì. E con Concesión praticamente oggi parliamo di libri, perché ha scritto un paio di libri veramente molto belli, e io stavo giusto dicendo, perché ce la siamo un po' raccontata, che tu praticamente arrivi al libro grazie alla musica, la musica arriva grazie a te, insomma c'è questo bel momento che si aggancia tra musica e lo scriver di musica. Esatto. E dimmi, raccontami un po', perché tra l'altro è una bella storia. Come? Perché so che tu arrivi praticamente che da una pagina Facebook dove sei stata anche invitata a scrivere, e poi hai detto ma sì, mi butto e via. Sì, praticamente è successo questo. Io in realtà scrivo da quando sono molto piccola, però essendo una persona molto timida e molto chiusa, almeno qualche anno fa ero così, ho tenuto sempre tutto per me. E poi attraverso Facebook ho rincontrato un mio vecchio amico d'infanzia, Valentino Spedicato, che era il batterista del Biancostile, e ho seguito questa band praticamente ovunque, e vedevo anche il dietro le quinte. E per scherzo, un giorno su Facebook ho iniziato a scrivere un piccolo racconto, diciamo, dei piccoli capitoli, per prendere in giro il cantante. Però il pubblico ha risposto bene e mi chiedeva il seguito. E bello. Quindi per scherzo è nato Prendi e Vai. E Stazione d'arrivo è la conseguenza, perché ho lasciato in Prendi e Vai un finale un po' aperto, e quindi molte persone, molti lettori mi chiedevano di in qualche modo dare un finale più concreto alla storia, e quindi è nato Stazione d'arrivo. Senti, Concesión, tu arrivi tra le altre cose da un'intervista che abbiamo praticamente effettuato e ospitato qui qualche giorno fa insieme a Desi Resi, da questa serata molto particolare di voi quattro autori che siete stati protagonisti a Roma di un bel evento. Esatto, infatti è stata organizzata, e la ringrazio ancora da... Ciao Desi, buon pomeriggio anche a te. La salutiamo. Certo. Sì, lei ha una pagina Facebook, Eventi Letterari Emergenti, e ha organizzato quattro storie per quattro autori il 23 maggio, e è stata un'esperienza veramente bella, perché poi specialmente per me, credo, perché vengo da un periodo un po' di sconforto, perché ultimamente ho fatto tanti bei incontri grazie a questo mio viaggio, però ultimamente diciamo che mi sono scontrata con molti autori e autrici che piuttosto che condividere amano, insomma, non farlo. Amano essere praticamente un po' meno altruisti, ecco, diciamocela. Esatto, proprio chiaro. Esatto, e non solo, anche a discapito altrui. Invece ho dovuto ricredermi, perché ecco, gli altri autori che sono stati protagonisti di questa... Beh, guarda, Concesión, credo che poi fondamentalmente c'è chi possa, chi può di questo farne anche tesoro, no? Perché credo che poi fondamentalmente lo scambio di opinioni serve anche per crescere, per maturare anche nuove scritture, e questo dovrebbe essere il mondo della condivisione. Poi purtroppo sappiamo, no, che varie gelosie, piuttosto che situazioni che vengono legate a quanto possa essere più bravo rispetto a questa voglia di essere protagonisti, magari un po' a discapito di chi invece crede in un mondo di condivisione molto, molto semplice, molto umile. Sì, infatti, guarda, sono uscita da quel locale veramente contenta. E poi c'era anche Daniele Spizzico, che comunque ha interpretato benissimo alcuni stralci dei nostri romanzi, e voglio ricordare gli altri autori. Certo.
a Torre, e poi oddio, sono emozionata, scusate, e, Carlo Belpoggio, sì, e Luca Tessone. Ok. E tra l'altro sono delle storie che mi hanno toccata, perché sono tutte allacciate in qualche modo, erano tutte allacciate le nostre storie, quindi mi sono riconosciuta molto in ogni testo. Senti, io sto vivendo la tua emozione, il tuo racconto, perché comunque non è facile poi darsi, no, quando si è un po' meno propensi ad essere protagonisti, magari un po' più chiusi, e l'umore quando si è in mezzo invece a questo vortice di situazione magari può anche essere un po' appunto di tono emozionale. Però nello stesso tempo devo farti i complimenti, perché arrivare da un social network e arrivare a scrivere un libro, un secondo romanzo che ti vede ancora così presente con questi racconti del dietro le quinte di questo gruppo musicale, penso sia anche molto importante. Raccontare storie, raccontarle bene e raccontarle vere, e poi anche un'ottima risposta da parte del pubblico. Sì, in realtà c'è tutto il mio cuore dentro questi due libri, perché è molto, non è proprio biografico, però racconta, il primo diciamo che racconta la mia storia con la band ed è romanzata. Il secondo racconta un po' la proiezione di quello che io volevo che avvenisse, piano piano sta avvenendo tutto quanto, quindi c'è tanto di mio, ci sono molti sentimenti, quindi poi il secondo libro è un cameo un po' ai miei amici, tra i quali c'è anche Daisy, e ho voluto dedicarlo proprio a tutte le persone che mi sono state vicino in questo mio percorso, ecco, e per me ha molto significato. Diciamo che poi tutto sommato quello che stai raccontando è quello che hai vissuto, e quello che poi racconterai magari delineerà altre storie, perché romanzare le situazioni non è semplice, magari però ci si butta, no, in altri argomenti. No, esatto, non è semplice, perché è un po' uno specchio, no? Quindi, però devo dire la verità, è stato difficile mettersi in gioco, perché forse comunque non è facile, perché sì, si prendono le cose belle, ma si viene anche attaccati. Però devo dire che è stata un'avventura veramente costruttiva, sia a livello personale che lavorativo. E Stazione d'arrivo per me è un po' uno specchio, ogni tanto quando lo vado a rileggere comunque sono consapevole della strada che ho fatto, insomma, delle qualità che sono pian piano venuti fuori, e quindi tornando indietro probabilmente non cambierei niente. Brava, che questa penso sia la cosa anche più importante. Questo mi piace, perché praticamente si è anche consapevoli quando ci si mette in gioco con noi stessi di quello che può succedere, di tutte le cose che magari arrivano volentieri, delle porte che si aprono, del clamore anche attorno, che magari è la cosa più importante, perché poi fondamentalmente la risposta del pubblico è quella che ci serve per sapere quanto abbiamo dato, indipendentemente che sia un libro piuttosto che una canzone. E mi piace molto che comunque tu mi arrivi direttamente dal mondo della musica raccontandola, è molto sì, bello. Sì, sì, poi io sono appassionata di musica, io da piccolina, te lo dicevo in privato, certo, desideravo proprio diventare una cantante. Beh, da essere cantante, quindi, a scrivere di musica la cosa comunque è molto breve. Sì, mi è andata bene comunque, infatti guarda, non potevi andarmi meglio, devo essere sincera, poi anche nei miei... diciamo la musica c'è un po' sempre nei miei scritti, infatti adesso sto scrivendo un fantasy con un musicista, quindi, oh, che bello, Emiliano Guduzzi, sì. E quindi magari ti ospiteremo volentieri per raccontarci questa nuova tua avventura. Ah, è troppo divertente, guarda, mi sto divertendo da morire, perché lui diciamo la storia l'ho scritta a 14 anni e l'ho finita penso 2 anni fa. In realtà è una saga e con lui la stiamo sviluppando, ma è troppo divertente, non mi sono mai divertita così tanto, e è una grandissima gioia per me, perché io sto facendo quello che mi piace e non ne sto soffrendo, perché normalmente, sai, mi diverto proprio, guarda, devo essere sincera. Sai cosa succede? Che qualcuno diceva che a volte il vincitore è semplicemente un sognatore che non ha mai mollato, no? Per citarne una di Jim Morrison, che mi sembra anche logico a volte. Quindi questo che è praticamente il tuo sogno, la tua voglia, il tuo desiderio di esprimerti attraverso quello che piace, penso sia la cosa anche importante, e poi si respira al di là del pubblico quello che sei. E davvero ti ringrazio tanto di essere stata protagonista di questo appuntamento odierno. Noi ti aspettiamo per raccontare questo prossimo romanzo.
Va bene, okay. Grazie a voi per avermi ospitato. Ciao Concessione, a presto. Ciao. World Music Today. World Music Today.